Buonasera, buonasera a tutto il pianeta del popolo viola. È la puntata del martedì di Giovani Pianticelle Viola Crescono che mandiamo sul canale di YouTube e Facebook di Firenze Viola Supersport in anticipo già il lunedì sera ore 20:03 per intoppo della redazione previsto nella giornata di martedì quando noi andiamo normalmente in onda. E allora vediamo subito quello che è successo in questo weekend. Viola, andiamo subito a cominciare. Allora, ricordo che è in programma per quello che riguarda la nazionale Under 16 un doppio test con la Spagna domani ed il 19 settembre presso il centro tecnico federale, 22 calciatori convocati dal tecnico Marco Scarpa, tutti classe 2009, dopo le amichevoli con l'Inghilterra a Roma di agosto, una sconfitta 3-2 allo stadio delle Tre Fontane, una vittoria italiana 5-0 al centro sportivo Giulio Onesti. Allora, andiamo a vedere quelli che sono i convocati, Faccioli e Sonzogni, due portieri Milan e Atalanta, i difensori sono Cioffi, Roma, Del Fabbro, Juventus, Diallo, Parma, Evangelista, Inter, Ginestretti, il primo dei convocati dell'Empoli, Mandirola, Genoa, Rocchetti, Juventus, Touré, Bologna, i centrocampisti sono Angelicchio, Milan, Biondini, il secondo azzurro dell'Empoli. Brizzolari, Genoa, Gianmattei, Roma, Pisani, Milan, Pisati, Milan e Zanatta dell'Atalanta. Gli attaccanti sono Giovanni Bruno, Juventus, Corigliano, Juventus, Fugazzola, Atalanta, Faustini, Bologna. Il terzo empolese è Jacopo Landi e poi Riccardo Paonessa della Juve, l'allenatore Marco Scarpa, il coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi, il coordinatore delle nazionali giovanili italiane Daniele Zoratto. Veniamo al campionato primavera. Purtroppo è tornato il presidente Rocco Commisso e ha dovuto assistere alla sconfitta, la prima del campionato, la quarta della Fiorentina Under 20. Purtroppo battuta al Viola Park dalla bestiaccia nera Lecce per 2-1, ci arriviamo. Allora, intanto partiamo col tabellino. Milan-Empoli 4-1, Bologna-Cesena nel derby 1-2, Cagliari-Inter 0-1 appunto, Fiorentina-Lecce 1-2, prima sconfitta viola dopo tre vittorie, lo stop interno con i gol di Bertolucci-Lecce minuto 50, dopo 9 minuti lo stupendo gol del pareggio provvisorio viola di Caprini, poi purtroppo Vannucchi la commette grossa, erroraccio su Winkelmann che al 61esimo, poco d'ora dopo l'ora di gioco, porta in vantaggio definitivamente il Lecce a Firenze. Allora, Vannucchi, Scuderi dal 49esimo, Balbo e dall'80esimo, Evangelista in casa viola, Coaudio, Romani, Sadotti, 80esimo, Elia, Harder, 66esimo Gudelevicius, Jevoli, Trapani, Rubino, Braschi, Caprini dal 66esimo Presta in panchina. Rimanevano Dolfi e Leonardelli, due portieri Bonanno, poi rimaneva Keita, Deli, Pisani ed Elia agli ordini di Daniele Galloppa in Lecce con Rafaela, Esposito unico italiano, pensate, Addo, Gorter, Winkelmann, Kovac, il Maz, 66esimo delle Monache, Pacia, Ubani, Mco, Bertolucci che è francese, dal 66esimo Kodor, in panchina Verdoschi, Pelivanov, Van Driel, Minerva, Pantaleo, Perrone, Zanotel, Pezziagic, allenatore signor Scurto, ha arbitrato il signor Grasso di Ariano Irpino. Nella cronaca che trovate attigua al pezzo pubblicato su www.firenzeviolasupersportlive.it.com a cura di Paolo Caselli che era, ahimè, ai noi, ai loro, ai tutti, presente
al Davide Astori, perché poi la partita si è giocata al Davide Astori e non al Curva Fiesole, stante le brutte condizioni del prato del campo principale del Viola Park. E dunque purtroppo arriva la sconfitta che non ti aspettavi, ripeto, la decide la mezza papera di Vannucchi al minuto 61, due minuti dopo il bellissimo gol del pareggio di Caprini, azione personale conclusa con un gran tiro che batteva Raffaella dandoci l'1-1, quando il Lecce era passato in vantaggio al quinto della ripresa, cross di Bertolucci, cross dalla sinistra, Bertolucci ci mette la testa, battuto Vannucchi, 1-0 per il Lecce. E dunque andiamo a vedere quelli che poi sono stati gli altri risultati del tabellino di questo weekend, anche qui spezzatino. Juventus Monza 4-0, di domenica venivano giocate Sampdoria Atalanta 3-4, Cremonese Genoa 3-3, Sassuolo Udinese, Sassuolo del nostro amico, fraterno amico Emiliano Bigica batte Udinese 6-0. E poi nella giornata di lunedì Verona Torino 5-3, e poi il derby capitolino, Lazio battuta in casa dalla Roma 1-2. La classifica che se ne vince: Roma 12, Juventus, Milan, Fiorentina 9. Abbiamo perso la prima piazza, però siamo lassù nei quartieri nobili. Sassuolo 8, Lecce, Genoa, poi abbiamo la Lazio, il Verona a 7, l'Atalanta a 5, a 4 Bologna, Cremonese, Monza, a 3 Cesena, Torino, Cagliari, a 2 la Sampdoria con l'Empoli, a 0 punti l'Udinese. Alle mie spalle, quando vedrete il vostro servizio in televisione, vedrete scorrere le immagini random della sintesi, che poi vi invito a vedere per intero alla fine della nostra produzione. Ovviamente i diritti della primavera ce l'ha Sport Italia, per cui, come voi sapete bene, mi fido di voi, alla fine di questa emissione l'intervista con Daniele Galloppa e la sintesi di Fiorentina Lecce 1-2. Campionato Under 18, primo turno. Nel primo turno devono recuperare Fiorentina Cesena, Genoa Roma e Torino Inter. Si è giocata Atalanta batte Sampdoria 1-0, Cagliari Genoa 3-3, Cesena Parma 3-0, Empoli Fiorentina 0-0. E allora Fiorentina con Dolfi, Bilobrock, Masoni, Diallo nel secondo tempo, Colaciuri, Biagioni viene sostituito in corso d'opera da Guido Rizzi, Batignani, Sardilli al suo posto, Arcadipane, Ciacci, Bonanno, Angiolini entra per Rotti, Pisani. In panchina rimangono il dodicesimo Fei, Di Pierdomenico e Flacchi. Agli ordini di mister Capparella, l'Empoli schierava Viti, Tavernini, Verizzi, Bembista, Pauliuk, al suo posto Gori, Olivieri, Chiavucchini, Tassotti, Monaco, al suo posto Chiaverini, Rossetti, Mumbù, al suo posto. In panca rimanevano Fioravanti, Bertellotti, Talenti, Sussi, Lupi e il giovanissimo figlio di Del Piero, arbitro Borghi di Modena. Dunque 0-0, reti inviolate, derby un punto per uno che non fa male mai a nessuno, con il proseguo di Verona-Sassuolo 0-1, Inter-Milan 3-0, Lazio-Monza 1-0, Lecce-Bologna 1-2, Roma-Torino 0-0. La classifica, allora: Sassuolo 6, Empoli, Bologna, Atalanta 4, Cesena, Inter, Roma 3 con la Lazio e con il Parma a 2, il Cagliari a 1, Genoa, Verona, Sampdoria, Monza, Milan a 0 e la Fiorentina a 0 punti, il Torino, il Lecce con la Fiorentina che deve recuperare la gara con il Cesena. Campionato Under 17, anche qui il povero Rocco Commisso vede perdere anche la squadra Under 17 Viola, travolta al Viola Park nel derby,
l'Empoli passa vincendo 3-0. Cominciamo con il tabellino. Roma-Lecce 3-0, Bari-Salernitana 3-1, Cosenza-Juve-Stabia 2-1, Fiorentina-Empoli 0-3, Fiorentina con Mazzi, Lenzoni, al suo posto entra prima Odi e dal 77esimo Berrete, Lizzischi, Giusto, Boscovic, entra Fattori, Cianciulli, sostituito da Ciapini, Mataran, sostituito da Durante, Morazzini, Tonti, Melai, Lorusso, Inturri, l'Empoli con La Storia, Mennini, Tavanti, rilevato da Magherini, Baralla al suo posto, Pellegrini, Antonini, Tognazzini, entra Rovetini, Bagordo, Biondini, rilevato da Cambrini, Campaniello, Busiello, al suo posto Barbieri, Binin, entra Guglielmino, allenatore Filippeschi, arbitrato Stanzani di Bologna, i gol, Busiello all'undicesimo, Blini, dodicesimo, Guglielmino che è entrato e segna il terzo gol al minuto 82, non c'è storia. Frosinone-Catanzaro 1-0, Palermo-Napoli 2-2, la classifica Napoli 7, Roma 6, Empoli 6, Fiorentina 6, Frosinone 6, Bari 6, Lazio, Cosenza, Salernitana, Catanzaro 3, Palermo 1, Lecce e Juve Stabia ne hanno 0. Campionati paritetici under 16, under 15. Allora, Catanzaro-Roma 0-5, Empoli-Bari 5-0, fioccano i gol, Juve Stabia-Fiorentina 0-1. E allora, vediamo, Juve Stabia con K, Cammanota, al suo posto Castellano, Muoio, Cirillo, Picardi, Troise, Amato, entra Mannilli, Sapio, Bottone, rilevato da De Vita, Mauro e Afiero, la Fiorentina con Pinzani, Marrone, al suo posto Nguanvu, Tosti, Varesis, Scarpelli, Chiti, Persico, Del Giudice, Luca, nella ripresa Ceccarini, Fayet, rilevato da Coratella, Chiarelli, sostituito da Giannoni, in panchina rimanevano Paolini e Palloni. Il gol che decide la gara è di Scarpelli al minuto 42. Napoli-Lazio 1-1, Palermo-Cosenza 3-0, Salernitana-Frosinone 0-0, ha riposato il Lecce, Empoli, Roma, Palermo, Fiorentina 3 punti, Lazio, Napoli, Frosinone, Salernitana 1, Lecce, Juve Stabia, Cosenza, Bari e Catanzaro 0 punti. Il campionato under 15, che ricordo vede sempre la formula delle squadre under 16 che viaggiano insieme e giocano una dopo l'altra. Nell'under 15 Catanzaro-Roma 4-5, ben 9 gol, Empoli-Bari 1-1, Juve-Stabia-Fiorentina, qui più facile l'affermazione della giovanissima rinnovatissima formazione viola che passa a Castellammare di Stabia 4-1, con lo Juve-Stabia che schierava Gallifuoco, il portiere rilevato dal 12 Bonaiuto, D'Amato, Russo al suo posto De Micco, Veneziano, Carbone al suo posto Sepe, Greco, Di Bello, entra Riveccio, Di Sarra, Giuliari, nel secondo tempo Di Sarra, nel secondo tempo Giuliari, abbiate pietà, Caterino, nel secondo tempo Quagliarella e Diletto. La Fiorentina schiera Rosi, Caccamo, rilevato da Venturelli, Clemente, al suo posto Santomauro, Vernamonte, Barbone, al suo posto Valero, Lovari, Cecchini, rilevato in corso d'opera da Cantarella, Petrini, al suo posto entra Gobbo, il figlio dell'ex juventino Barzagli, rilevato da Squattrito, il giovane Croci, attenzione, seguiamolo, si direbbe un gran bene per questo ragazzino già chiamato anche nella rappresentativa nazionale di categoria, al suo posto entra Bargellini, Castagnoli, il portiere, l'unico che rimane in panca, De Guttri, allenatore Cristiani, arbitrato Amendolagine di Napoli, Bazzagli all'undicesimo, Croci, ventunesimo, Diletto che accorcia
32esimo, Bernamonte, rigore 36, Croci che sigla doppietta al nono del secondo tempo. Napoli-Lazio 1-0, Palermo-Cosenza 4-1, Salernitana-Frosinone 1-0, pareticamente riposa il Lecce. Siamo alla prima giornata, facile la classifica, chi vince prende 3. Fiorentina-Palermo, Roma-Napoli-Salernitana, chi pareggia ne prende 1, Bari-Empoli e chi pareggia rimane a 0, Lecce-Catanzaro, Frosinone-Lazio-Cosenza e Juve-Stabia. Questa è la puntata di Giovani Pianticelli Viola Crescono di questa settimana. Adesso prego Enrico Milano di mandare in onda l'intervista di Paolo Caselli e tutti i nostri amici delle Giovanili Viola all'allenatore della formazione Primavera Galloppa, e poi un promo pubblicitario, e rimanete lì con noi, vedrete la sintesi. Purtroppo è una sconfitta, ahimè, per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Tornata a Viola Park, la sconfitta della Fiorentina di Bergamo, le due sconfitte della Primavera e dell'Under 17, settimana scarna di grandi soddisfazioni. La sintesi di Fiorentina Lecce 1-2, Stefano Ballerini, Paolo Caselli, Enrico Milano dal controllo regia remota vi salutano alla prossima puntata di martedì prossimo di Giovani Pianticelle Viola Crescono. Grazie, la linea torna alla regia. Questa sosta un po' amaro, anche con qualche decisione poco serena dall'arbitro, per quanto vale il nostro punto di vista, magari. Sì, sicuramente ritorno amaro. Partita non facile, ci sono state tante vicissitudini, poi settimane quando c'è i nazionali, quando c'è, non è mai facile da preparare, però poi è girata un po' sull'episodio del 2-1 la partita, anche se non è che hanno demeritato loro, che comunque la squadra fisica lo sapevamo, tosta, lo sapevamo, e basta, paghiamo, ci dispiace, però niente, si lavora e si migliora. Tornando al discorso di nazionale, abbiamo visto Harder, ma anche Jevoli, oggi meno determinati e propositivi del solito. Ma non penso determinati, magari non erano forse proprio nella giornata migliore loro, secondo me ne avevamo 3-4 un po' sottotono oggi, non solo loro, e quindi poi la squadra ne risente, però alla fine è stato un primo tempo equilibrato, il secondo tempo sono partiti un po' meglio loro, poi su quell'episodio secondo me è cambiata la partita, quindi poi anche lì l'episodio ti cambia tutto, però niente, dispiace, volevamo continuare la nostra strada, però siamo convinti di continuare, di lavorare, di andarci a giocare la prossima partita per quello che sappiamo fare. Visto un incidente di percorso che abbiamo notato appunto con dei ragazzi un pochino sottotono, ma soprattutto hanno subito la velocità e la fisicità di un avversario veramente che ha sempre dato delle difficoltà qui da noi. Sì, il Lecce fa sempre squadre comunque strutturate, erano 10-2005, gente anche in fisica lo sapevamo, di struttura, noi abbiamo avuto dei cambiamenti anche in quest'ultimo periodo qui, quindi poi abbiamo fatto dei cambi in corsa, poi purtroppo anche forzati, perché Scuderi ha chiesto il cambio, Balbo si è fatto male, Caprini ci ha chiesto il cambio, quindi eravamo già un po' in emergenza, e un po' poi ci sta che la paghi contro una squadra comunque così strutturata. Tornato il presidente Commisso, non so se prima della partita avete avuto modo di salutarlo, se vi ha detto qualcosa. Sì, è tornato, ci ha salutato, ci ha chiesto di vincere, ha detto, perché sennò sono io che non porto bene, 3-3. Mi dispiace, non avevi dato una gioia, perché lui se la merita, però continuiamo cercando di dargli in alto. Lui è sempre presente, comunque anche da lontano mi scrive sempre, quindi mi dispiace non aver vinto davanti a lui. Mister, il campionato prosegue con il Genoa fuori casa e la Roma in casa. Due partite ostiche, soprattutto come diceva lei, perché insomma si è perso questo primato, che insomma ci piaceva che fossimo lassù tra le prime. Sì, sono tutte partite ostiche, abbiamo Genoa, Roma, Juve, quindi sono tre partite belle, ma sono ostiche penso anche per loro, perché comunque incontrano noi e ci andiamo a giocare. Il Genoa è una squadra
che gioca, ha delle idee di gioco che abbiamo già visto, quindi sarà una partita penso a viso aperto e ci andiamo a giocare alla grande. Daniele, due episodi, l'errore ci sta di Vannucchi, ma anche un calcio di rigore che è apparso solare perlomeno dalla tribuna, insomma anche te ti sei un pochino arrabbiato, strano perché sei sempre molto calmo e tranquillo. Andavi in giro, ho tenuto la calma fino al rigore, poi dopo ho protestato, mi ha cacciato. Mi sembrava anche a me solare, anche perché Presta proprio viene buttato giù dal portiere, quindi la palla non passa, il portiere va addosso a Presta se non è rigore quello, quindi dalla panchina è sembrato netto. Poi quello era un momento importante, ecco, dovevo andare sul 2-2. L'errore di Vannucchi dispiace, i ragazzi passano anche attraverso questo, quindi dobbiamo dargli forza e non succede nulla, dispiace perché poi è capitato anche un momento delicato, però le difficoltà ti aiutano a crescere, quindi speriamo che lui da questo impari. Non c'è dubbio, grazie. Grazie mille.